Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Quest'oggi parleremo di cultura, che nasce da Milano, perché in realtà vi portiamo un po' fuori dalla città, un bel po' fuori dalla città, vi portiamo fuori regione, vi portiamo sulle montagne del Bellunese, in una zona davvero splendida, per parlare di un festival che però vede la sua nascita e mettere le sue radici all'interno proprio della città di Milano. Poi capiremo meglio come e perché. Lo facciamo insieme alla mia ospite Claudia Migliore, che è una promoter e si occupa di comunicazione artistica. Buongiorno Claudia. Buongiorno Fabio. Grazie mille di essere venuta qui con noi oggi. Grazie a te. A parlarci di Jazz It Fest. Esatto. È un festival? È un festival. Di jazz. Di musica jazz. E fin qua tutto torna, già il titolo ce lo dice. Dicevamo che non si fa però qua a Milano, nasce a Milano, ma sarà a Feltre. A Feltre, nasce grazie all'idea di Luciano Vanni, che è un editore di musica jazz, si presenta in Accademia di Brera, che tu sai che io bazzico spesso e molto volentieri, e presenta un progetto, il progetto Civitates, il recupero dei borghi, quindi turismo culturale, e propone di partecipare al Jazz It Festival, che si terrà nei giorni del 23 al 25 giugno, con una residenza artistica. Quindi io, pensandoci, ho valutato che sarebbe stato interessante portare una performance di un'artista romana, che voglio ringraziare pubblicamente di partecipare, si chiama Nora Lux. È essenzialmente una fotografa, ma fa anche performance, e faremo proprio una performance. Abbiamo dovuto passare una dura, stretta, lunga selezione. E questo lo fa capire anche sulla qualità che quindi il jazz va a esporre. Esatto. Che il Jazz It Fest va a esporre. Esatto. Appunto, no, torniamo indietro. In quel di Brera c'è questo incontro con Luciano Vanni, che è appunto direttore artistico poi del festival, che dicevi è un editore lui? È un editore di riviste jazz, ben noto nel settore, chiunque nel settore della musica jazz lo conosce. Quest'anno avremo anche come ospite d'onore Enrico Intra, che per chi è di Milano sa benissimo chi sia. E quindi è un festival che calamita sia i giovani artisti che vogliono partecipare e sia chi è già noto al pubblico ma che ha voglia di divertirsi, fare musica e quindi condividere l'energia che si viene a creare. Ecco, mi dicevi appunto fare musica, ma non è solo musica, perché che tipo di festival ci dobbiamo aspettare? È un festival vario, nel senso che quest'anno per la prima volta dopo 5 anni partecipano anche delle compagnie teatrali, quindi ci saranno session di teatro, letture riferite al teatro, e anche quest'anno per la prima volta è stata data l'opportunità di partecipare con delle performance. Quindi noi abbiamo scelto proprio questa strada, che è quella di fare una performance un po' particolare. Particolare perché Nora è un personaggio artistico con una ricerca sua propria molto particolare. Lei fa tutto uno studio sulla natura, sulla madre terra, quindi mette anche degli elementi riferiti un po' alla simbologia, allo sciamanesimo, e ci interessava la collocazione della performance, perché Feltre è un borgo in montagna, è vicino a Blera, si presta molto a questo tipo di performance, quindi noi faremo questa cosa. Un borgo che nei giorni del festival diventa un palco a cielo aperto. Assolutamente, in ogni angolo di Feltre si troveranno artisti, si troveranno musicisti, si troveranno quelli attori. Quelli che sui video vengono definiti festival diffusi, esatto. Giusto? Tu che sai meglio se di me vuoi puoi paragonarli un po' ai vecchi happening degli anni 60, 70, no? Dove ci si riuniva. Dicevi, un'intera paese o città, per comunque Feltre non è poi neanche così piccola. Che si proprio anima. Si anima e si dà al festival, però dice che anche i cittadini fanno parte attivamente del festival, perché ciascuna famiglia mette a disposizione la propria abitazione,
per ospitare gli artisti. Quindi tu sarai ospite della famiglia e già all'interno della famiglia stessa fai come delle piccole prove, quindi se sei un musicista e hai bisogno di provare prima della tua esibizione, uh-huh, ti allestiscono un piccolo spazio per poter provare, quindi è molto, molto interessante. Stiamo parlando di più di 400 addetti ai lavori. Sì. Tra artisti, sì, promoter, direttori e compagnia bella, compagnia cantante. Compagnia cantante, esatto. Caso, sì, perché sono state richieste anche delle voci cantanti, musica jazz, quindi secondo me sfioreremo anche i 500. Non è la prima edizione, mi dicevi, di questo festival. È la quinta, l'anno scorso è stata fatta a Cumiana in provincia di Torino, quest'anno viene fatta a Feltre e sembra siano già state preparate le prossime date, tra cui una sarà sicuramente Lampedusa. Per cui, tra l'altro, scusami Fabio, ci tenevo a ricordare due cose fondamentali sul Jazz It. Una è che è stato riconosciuto dall'UNESCO. E la seconda cosa è che ha ottenuto la good practice dalla Comunità Europea. Oh. E quest'anno interverrà personalmente anche Massimo Brai, che è stato il ministro della cultura, uh-huh, negli anni passati. Per cui è una cosa veramente importante. Io ci tenevo molto a partecipare, non solo in quanto promoter e curatrice dell'artista in ambito dell'arte contemporanea, ma soprattutto perché è un progetto, secondo me, a livello sociale di grande impatto. Appunto, perché dicevi appunto che con il progetto iniziale, Luciano Vanni, col progetto Civitates, lui voleva proprio riportare, diciamo, a una vita nuova, verrebbe a dire, perché in realtà sono reinventate le vite di questi borghi appunto un po' dimenticati. E che verrebbe anche a pensare, insomma, Feltre è un nome che in realtà è conosciuto, ma è comunque effettivamente un borgo dimenticato, esatto, da chi dovrebbe viverci forse. Esatto, anche. Esatto. E l'idea è proprio quella, in quei 3 giorni, di creare queste grandissime sinergie tra artisti e non solo, perché anche gli abitanti stessi in automatico si trasformano e partecipano attivamente alla vita, insomma. Ecco, nonostante il nome appunto che è Jazz It Fest, diciamo che quest'anno non solo jazz, anzi non solo musica, quindi teatro, performance. Allora, se ci puoi spiegare un po' meglio, sì, di che cosa è data la performance della tua artista. Sì, noi partecipiamo a questo festival, a questo Jazz It Fest, con una performance pensata essenzialmente sulla nota blu del jazz, quindi è tutto quello che richiama la nota blu. Sarà Nora con l'ausilio, e abbiamo chiesto l'aiuto degli musicisti che vogliono partecipare con noi. Nora suonerà un tamburo a cornice. Siamo inquadrati a livello temporale nel 5000 avanti Cristo, quindi questo è per darti l'idea della performance. Quindi lei suonerà questo tamburo a cornice, ci saranno dei musicisti che suoneranno a loro volta e poi verrà letta un testo, un brano di Buzzati in, uh-huh, sottofondo. Durerà circa un 15 minuti, la performance sarà tenuta esclusivamente la domenica a Villa Buzzati in mattinata e poi ne faremo delle altre dislocate nelle varie location di Feltre. Ma la cosa che a me interessava molto era quello che io dico sempre: io credo nella contaminazione nell'arte. Quindi questo era un modo perché Nora venisse contaminata del jazz e, visto che lei non fa jazz, e quindi ci dà l'opportunità a noi che ci occupiamo di arte contemporanea di portare l'arte contemporanea al di fuori dei luoghi canonici, classici, prestabiliti. Cioè, noi vorremmo che l'arte contemporanea fosse un po' alla portata di tutti. Che poi non è proprio un paradosso che l'arte contemporanea, che nasce proprio spaccando certi schemi, portando degli schemi oltre, in realtà poi adesso si ritrovi in canonici luoghi dove deve essere fatta l'arte contemporanea. Esatto, e purtroppo sì, è un paradosso.
grosso, e quello che a me spiace molto è che l'arte contemporanea venga sempre vista solamente in determinati luoghi. Lì faremo tantissima arte contemporanea, secondo me. Riportarla un po' più, essere un po' più pop, un po' più pop art, ma quanto popolare, un forse. Po' più popolare, sì, un po' più alla portata di tutti, fruibile da tutti. Poi il jazz, tu sai bene come nasce, quindi è difficile anche fare delle performance in un ambito del genere, perché non è facilissimo. C'è niente di più selvaggio che il jazz. Esattamente, quindi. Perché sono più linguaggi che si mischiano insieme. A me sembra una bella sfida e insomma hanno accettato la nostra residenza, quindi sono molto contenta. Io spero che andrà sicuramente alla grande. Hai visto qualcos'altro nel calendario delle altre performance, spazi teatrali? Sì, o ci sono. Che ti hanno colpito? Sì, c'è sicuramente Francesco Cusa, poi come ho detto c'è il super ospite Enrico Intra e ce ne sono veramente tanti. Enrico Intra abbiamo visto pochi giorni fa, un paio di settimane fa, alla presentazione del Milano Off Festival, suonare come se niente fosse. Hanno dovuto fermarlo, perché fosse venuto per lui andare avanti tutta la serata, facevamo un concerto intero. È stata davvero un'emozione, è stato davvero grande. Enrico Intra, tra l'altro, l'ho conosciuto anche lui in Accademia a Brera. E è stato buffo il modo, perché senza sapere che lui sarebbe stato l'ospite d'onore, perché ancora non lo sapevo, io mi sono rivolta dicendogli: maestro, ma lei deve venire a Feltre. E lui mi ha risposto: al Jazz It sì, ma io sarò l'ospite d'onore, ci vediamo lì. E poi ci siamo salutati, e le sue parole, che mi hanno veramente fatto capire che lì ci si diverte sul serio, perché si creano energie, è stato: lì ci divertiremo un casino. Quindi fantastico. Insomma, è stato un grande. Perché appunto tu mi parlavi appunto di contaminazione, sì. Quindi quanto, insomma, questo è uno dei festival che vengono fatti, forse non ne vengono fatti neanche abbastanza, forse verrebbe da dire. Secondo me troppo pochi. Ci sono, sì. Costano tanta fatica, quindi forse per quello ne vengono fatti anche pochi, perché quei pionieri o quei pazzi a cui viene in mente di farli poi hanno bisogno sempre di un anno per potersi riprendere. Sì, ci vuole praticamente un anno a prepararlo. Quanto è importante per un festival del genere? È importantissimo, intanto non solo per la diffusione della musica jazz, quanto perché l'ideale del jazz hit non è tanto quello che suonerà o quello che faranno gli artisti, quanto proprio il principio di condivisione di un'idea e di un lavorare insieme. Quindi ti potresti trovare proprio di fronte con Intra, il quale non si farà nessuno scrupolo, non ti chiederà sei bravo o non sei bravo, si mette lì e suona, e tu suoni con lui. E quindi questa è la bellezza del festival, perché non si fanno distinzioni. Ricordiamo allora le coordinate per raggiungere il festival, le giornate. Le giornate sono dal 23 al 25 di giugno a Feltre, in provincia di Belluno, e io vi aspetto tutti numerosi spettatori felici di partecipare. Ci sta ancora, speriamo, qualche casa libera a Feltre dove dormire, insomma, avete occupate tutte voi artisti. Noi ne abbiamo occupate un bel po', però secondo però me magari sono un posticino ancora. Posticini ci sono. Ricordiamo anche, però, siamo quasi in chiusura, la performance, diciamo, di cui tu appunto sei curatrice, sì, e della tua artista. La performance è la performance di Nora Lux, che ringrazio pubblicamente di avermi dato questa grandissima opportunità di visibilità per lei, per me, per il Jazz It. È una performance che si chiama Lipa Shau ed è ambientata nel 5000 avanti Cristo, e suoneremo insieme ad altri artisti. Non sapete ancora in realtà bene chi con suonerà. Chi no, con chi ancora no, perché è abbiamo la performance anche questa. Sì, non sappiamo ancora esattamente bene con chi, perché abbiamo voluto lasciare aperta qualsiasi disponibilità. Quindi nel momento in cui arriveremo a Feltre si deciderà con chi suonare, per cui abbiamo avuto proposte da batteristi, da percussionisti, diversi. Credo che la scelta sia anche ampia. La scelta è ampia. Anzi, sarà difficile. Sarà difficile scegliere, ed è per questo motivo che siamo aperte a qualsiasi
chiunque si presenti e voglia suonare e partecipare insomma con noi a rendere al meglio questa performance. Beh, davvero un weekend interessante quello appunto che andiamo a presentarvi a Felti. Ricordiamo poi che è un festival, per rimanere legati alle nostre radici, completamente nato in quel di Milano, con tanta milanesità che viene esportata, quella buona che viene esportata dal maestro Intra a Claudio, che insomma porta un'artista romana invece, vedi? Quindi si va a quello che dicevi tu, la contaminazione è fondamentale in questo tipo di festival. Insomma, non ci rimane che quindi vederci a Felti tutti quanti. Ricordiamo Nora Lux, l'artista romana che segue Claudia. Una performance a Villa Buzzati e poi altre performance che si dislocheranno nella cittadina di Feltre. Non si sa infatti neanche quante location saranno, sono veramente tantissime. C'è Palazzo Tomisano, c'è appunto Villa Buzzati, poi c'è il teatro di Feltre, poi viene allestito un palco nel centro. Ma poi anche le strade diventano parte. Poi ci sono delle pedane montate, la strada stessa diventa location per suonare, per cantare. Quindi è aperto, completamente aperto. Va bene, Claudia, io davvero ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie mille di essere venuta. Quando hai da portarci poi delle bellissime esperienze come queste, tu sei ben accetta. Grazie lo studio mille. Per te è sempre aperto. Puoi venire tranquillamente a raccontarci, che noi siamo ben contenti di dare D'accordo, voce a queste esperienze. Allora sarò spesso qua. Guarda, siamo solo contenti di averti qui con noi. Grazie, grazie mille, Claudia. Grazie, Fabio. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Buona giornata a tutti quanti, e noi come sempre ci rivediamo un'altra mattina sempre qui in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.